Buon pomeriggio amici e amiche del Titolo TV, eccoci qua con Francesco Maggiore per il nostro ovviamente classico approfondimento cinematografico. Ciao Francesco, come va? Buon pomeriggio a te, Donato. Tutto ok? Oggi esordiamo con La notte degli Oscar. Ah beh, certo, io non vedevo Notte degli l'ora, Oscar col film. non vedevo l'ora anche perché l'ho seguita anch'io. In parte ho visto che comunque qualche previsione che avevi dato te alla fine si è rivelata esatta, vuol dire che ci hai avuto l'occhio lungo. Però lascio a te la parola perché è giusto descrivere di che cosa parleremo oggi, soprattutto in trasmissione. Sì, allora ti ringrazio per l'occhio lungo, tant'è che devo essere onesto stavolta, quest'anno non è andata proprio esattamente del tutto come credevo, o meglio, film principale io prevedevo tra i 3 e i 4 Oscar, Nomadland infatti si è portato a casa 3 statuette, e miglior film, miglior regia, quelle erano scontate, e miglior attrice protagonista, Frances McDormand, che comunque anche lei batte un record, no? Come Katharine Hepburn porta a casa... Cioè, nel senso, nella sua carriera, 3 statuette, no? Mi ricordo la prima la vinse con Fargo dei fratelli Coen nel 96, l'altra poi nel 2018 con Tre manifesti a Ebbing, e quest'ultima proprio con questo film. Tra l'altro, un film molto, molto particolare, struggente, molto, molto indipendente anche. Devo dire la verità, ha vinto anche il Leone d'Oro alla 77esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Quindi l'altra volta, ti ricordi, con Nuove Ordine ci siamo occupati del secondo premio più importante, stavolta ci occupiamo del primo, che tra l'altro è anche quello che ha trionfato agli ultimi Academy Awards. E c'è da dire anche questo, che la mostra di Venezia da un bel po' di anni a questa parte sta riuscendo ad azzeccare quasi sempre nell'assegnazione del Leone d'Oro come il film che va sempre in pole position alla notte degli Oscar. Pensiamo, che ne so, Roma di Alfonso Cuarón, lo stesso Joker qualche anno fa, lo stesso anche La forma dell'acqua di Guillermo del Toro. Cioè, comunque molti film che sono stati premiati nel Festival Italiano, comunque c'è stato anche un trampolino di lancio per la notte degli Oscar. C'è da dire anche questo: quest'anno la notte degli Oscar è stata un po' più variegata anche nelle location, no? Perché col fatto della pandemia di Covid-19 sappiamo Sì. che Diciamo c'è tutta un'altra fase di che scritto. si sono dovuti adattare tutti, al Covid, da quello che Sì. ne stiamo parlando ormai da un mese, il fatto che le piattaforme trasmettino, i vari premi vengano fatti tutti a distanza, però comunque questo è anche un piccolo segnale, piccolo ma grosso allo stesso tempo, segnale di far vedere che la produzione cinematografica non è finita, cioè non si è rallentata, si è fermata, si è messa in cantina. Continua con i mezzi che c'ha per poter continuare ad andare avanti, no? Esatto, e quindi anche questa storia indipendente, tra l'altro diretta da... C'è anche un aneddoto curioso, no? La regista che è sino-americana, no? Chloe Zhao, che in pratica addirittura leggevo che nella stampa cinese internazionale, cioè quella del suo paese, non le è stata data una certa rilevanza. Addirittura leggevo un termine curioso, no? Questo fenomeno è chiamato banana, perché quasi sia gialla fuori, bianca dentro, no? Cioè, quasi, siccome lei ha avuto una formazione di tipo anglosassone, no? Nel Regno Unito, poi anche negli Stati Uniti, no? Che si è formata nella cinematografia, e ha fatto carriera fuori all'estero. Cioè, quasi dici, no, tu fai carriera con il nemico, quindi noi non ti diamo l'attenzione che dovresti avere, no? Perché No, sappiamo. vabbè, ma il cinema dovrebbe essere esente da queste dinamiche qua, insomma, alla fine, no? Che dici? Guarda, hai ragione, però stiamo parlando di un paese come la Cina, cioè un paese comunque che si regge su un regime che è abbastanza duro su molti aspetti, anche dal punto di vista culturale, quindi ha un'industria cinematografica molto forte, no? Che è quasi al secondo posto rispetto a quella hollywoodiana, però ci sono tante restrizioni, parlo di libertà in questo caso, libertà non dovute anche al discorso virus, ma anche ad altre tipologie di discorso. Quindi, appunto, lei non ha avuto il riconoscimento nel suo paese come avrebbe dovuto avere. Mentre, per esempio, noi come italiani siamo rimasti a bocca asciutta nella notte degli Oscar, perché
due candidature tecniche, no? Miglior trucco e migliori costumi, il film di Garrone, Pinocchio, e soprattutto quella che tutti davano come vincitrice preannunciata, stiamo parlando di Laura Pausini in Certo. La vita davanti a sé, no? La Sì. sua canzone, e alla fine è risultata un'altra. Poi magari apriremo una parentesi Ma magari in una di queste nostre puntate approfondiremo maggiormente, su questo discorso. No, possiamo anche approfondirlo dopo in fine no? puntata, perché c'è Ok, da dire anche adesso, vabbè. sì. Dipende da poi dai contenuti che hai. Cioè, se lo svisceriamo in 3 minuti, allora ce la facciamo anche alla fine della La puntata. Ma facciamo, se ce ce n'è la facciamo. da dire, quindi io dedicherei proprio direttamente un'altra puntata su questo. Sì, vedremo un po' come approfondire il tutto. E per quanto riguarda il film, racconta la storia di questa donna che si trova nella fase della grande recessione, l'ultima grande recessione che abbiamo avuto, non quella degli anni 20, che si trova comunque con la perdita del marito, lo spopolamento anche della sua città, anche perché lei ha perso il lavoro, quindi lei lavorava per Amazon, no? Come un corriere della stessa multinazionale. E si ritrova comunque ad attrezzare il suo furgoncino e a girovagare per l'America occidentale, quindi dal Nevada. Quindi un po' la realtà descrive queste situazioni di, per quel che si chiama Nomadland, no? Gli incontri con questi esempi di umanità, no? Che vivono ai margini, no? della società, comunque della società statunitense, no? Scelgono di vivere comunque girovagando, no? Mentre noi comunque comuni mortali abbiamo una vita molto molto preordinata e schematica, no? Quindi Certo, viviamo quasi in una casa, sedentaria abbiamo più o un meno. lavoro, loro lei ha scelto comunque di girovagare per gli Stati Uniti e di comunque vedere quello che accade generalmente, quindi perché comunque si porta dietro delle ferite pregresse a Tra livello. l'altro, posso aggiungere una cosa a questo film? Questo è un adattamento cinematografico del libro della giornalista Jessica Bruder, Nomadland, un racconto d'inchiesta, no? Eh sì, proprio su questa realtà è stato fatto Cioè. questo racconto. Molto spesso molti grandi film nascono proprio di ispirazione anche non necessariamente da libri o comunque da libri o già da sceneggiature scritte e preordinate, ma anche da articoli anche. Sono dei piccoli articoli che possono dare un dettaglio proprio su tutto quello che accade. C'è da dire comunque del film, allora il film comunque ha una sua lentezza, ma perché descrive comunque il percorso interiore, oltre che il viaggio che tutti vediamo nel corso del film, con una splendida fotografia, anche il percorso interiore della protagonista, perché è una donna che sappiamo che ha perso tutto, quindi anche sta rappresentando una sorta di calvario rinascita, quindi si vede anche nel corso del film. Però è anche, secondo me, un film molto improntato su quella che è la scelta di vita, cioè perché non scegli magari di ricostruirsi una vita, no? Ma sceglie comunque di girovagare verso comunque un destino che lei non può conoscere, non conosciamo neanche noi spettatori. Quindi poi c'è da dire anche questo, è un film che oltre si è portato a casa numerosi premi e ha vinto, nel senso, anche ha avuto un'ottima Beh, sorte al box office. da quello che leggo ha vinto il Leone d'Oro, il Golden Globe, poi 3 premi Oscar, insomma, mica Sì, io in realtà tanto, ne avevo preventivati quattro, in eh. Ma realtà, qual era il però quarto? Su quale si poggiava? poggiavo sulla sceneggiatura, però, no, però devo essere sincero, ero un po' incerto, anzi io avevo preventivati, anzi non tanto sceneggiatura quanto fotografia, se non sbaglio anche. No, in realtà dico la verità, io come migliore attrice non prevedevo lei, io prevedevo. Era un po' incerta la partita come miglior attrice. Io, se vuoi sapere il mio gusto personale, avrei preferito vedere premiata Vanessa Kirby, no? L'attrice del film di cui abbiamo parlato, Pieces of Woman, che è la storia di questa donna che si ritrova in una gravidanza, comunque racconta la perdita, no? di una figlia dopo appena successiva una gravidanza e tutto quello che ne consegue. Tra l'altro, lei aveva già vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia, non era fra le favorite, però a me è molto piaciuta la sua interpretazione, ha dato comunque una certa impronta. Poi c'è da dire anche questo: io non mi aspettavo la terza vittoria di Frances McDormand, perché di solito accade questo: se un'attrice ha vinto molto spesso comunque dei premi, no? Qualche volta si sceglie di premiare comunque di fare una scelta differente. E devo dirti la verità, quest'anno la notte degli Oscar mi ha sorpreso, perché
Ma in bene o in male? Molti Perché io mi ricordo che tutte le volte tu hai sempre qualcosa da dire sulla notte degli Oscar per una volta di scelta da parte della giuria. C'è qualcosa che ti lascia un piccolo neo, no? Un piccolo amaro in bocca. Questa volta come ti Allora, hanno su illuso, ti hanno... Infatti volevo sapere proprio da te qual era il tuo sentimento personale dopo averli visti. No, il sentimento mio personale è che comunque, allora, su alcuni aspetti prevedevo, siccome c'è sempre questo discorso del politically correct black power ormai che predomina, allora, io avevo previsto anche tre statuette in realtà per il film Il processo ai Chicago 7, che ne abbiamo anche parlato ottobre scorso in Certo, trasmissione, un certo. film tecnicamente molto ben costruito, molto ben scritto anche, no? Ma in realtà poi, vabbè. Come miglior attore non protagonista è stato premiato allora se non sbaglio a Daniel Kaluuya per Judas and Black Messiah, quindi che è la storia sul fondatore di questa mega coalizione che include anche le Pantere Nere, che tra l'altro alcune tematiche molto simili anche a quel film di cui ti ho citato prima, quell'altro, però c'è cioè il processo Chicago 7, però si è andato da questo punto di vista. Invece, stranamente, il 90% dei pronostici dava come vincitore Chadwick Boseman, il compianto attore di Black Panther, no? Che per la sua Ah, interpretazione beh, di sì. Rainey Beckbottom. Io in realtà, in questo caso, io avevo pensato che a sorpresa potesse vincere Anthony Hopkins, e così è stato. Questo è stato un pronostico che io ho azzeccato, perché... A parte sappiamo Anthony Hopkins è un gigante della cinematografia mondiale, stiamo parlando, cioè, ha Vabbè. vinto il premio, cioè all'età di 83 anni ha vinto il suo secondo premio Oscar, quindi è stato l'attore più anziano a veder riconosciuto un riconoscimento per il film The Father, in cui comunque lui affronta anche la malattia, cioè la malattia dell'Alzheimer, quindi in questo senso è stata fatta un'altra scelta. Poi, vabbè, il premio a Laura Pausini che tutti davano per concesso, non è stato così. Ho detto lo stesso Chadwick Boseman, i pronostici. Cioè, noi dei A me pronostici. sai cos'è sembrato sta cosa qua? Te lo dico, apro una breve parentesi sulla Laura Pausini sforando nell'ambito, nel campo musicale. Quando, se ti ricordi, davano per scontato, dopo aver vinto il Festival di Sanremo a Gabbani, che avrebbe vinto l'Eurovision, L'Eurovision, sì, che tra l'altro se non che erro, poi arrivò settimo, ottavo, adesso nono, adesso non me lo ricordo, che vinse poi il portoghese. Una canzone molto bella, molto particolare. Però per dirti, quando si dà troppo per scontato che il premio è già in casa, cioè facciamo poi anche la figura di quelli che si vendono la pelle dell'orso prima ancora di averlo avvistato, neanche catturato, avvistato. C'è un detto, non dire gatto se non ce l'hai nel Beh, sacco. vabbè, il trap è sempre quello. Classico. Classico quello. Anche Beh. se devo dire veramente questo sta. Allora, io mi sono quasi sempre ritrovato, no? Con i pronostici, perché poi la notte degli Oscar sta diventando un po' come il totocalcio, no? Il fantacalcio, no? Diventa perché infatti io spesso mi dedico anche a un gioco chiamato Fanta Oscar, no? Con degli amici, no? Facciamo le candidature. Io infatti molto spesso mi sono ritrovato per alcune edizioni anche vincitore, no? Perché comunque tra l'altro molti concorrenti e giocatori su questa cosa, Ah, devo ma è un gioco dire. vero? No, non mi ricordo come è impostato, però comunque ti dava una serie di candidature, poi c'erano dei fotogrammi, delle cose. Parliamo sempre nell'ambiente cinematografico, sempre nel vostro contesto, sì. Sì, quindi è un po', no, era un po' a livello goliardico, però mi ci sono quasi spesso e volentieri ritrovato, no, nelle edizioni passate soprattutto. E stavolta, allora, i colpi di scena sono stati, voglio dire, anche per non miglior film e regia, ormai erano scontati che dovessero andare a Crozao, però o Chloe Zhao, come ho sentito dire da qualche giornalista, no? Perché senti un po' di tutto. Mi ha sorpreso anche il miglior documentario è risultato un film che io avevo anche, cioè, ce l'ho azzeccato anche, My Octopus Teacher, cioè la storia di questo, un documentario su un sub e il suo rapporto con un polipo, no? Sotto il mare, no? Un film abbastanza particolare. Sì, ha un titolo diverso, però tra l'altro il film è anche su Netflix, quindi chissà, magari ci Magari. darò Senti, uno sguardo e magari potremo dedicarci qualche io approfondimento. voglio farti una domanda. Secondo te, se dovessi racchiudere in una frase la motivazione per cui Nomadland ha vinto tre premi Oscar, perché?
Cioè, cos'è che porta una giuria a mirare su un film rispetto ad un altro? Perché questo si enfatizza maggiormente la voglia di libertà che viene rappresentato nel film in un contesto in cui la pandemia ci ha costretto a stare quasi, passami il termine, agli arresti domiciliari. Qual è la cosa che dovessi racchiudere in una Io frase? sì, allora io ci ho riflettuto molto su questa domanda che tu stai ponendo. Io ci ho riflettuto in precedenza, cioè Nomadland comunque rappresenta anche un discorso dello cinema di frontiera, rappresenta anche il discorso di una donna, no? Quando sia un personaggio molto forte, no? Che ha perso tutto e sceglie anche di rimboccarsi le maniche e di ripartire. Da qualche parte ho letto che magari in altri contesti, cioè se non ci fosse stata la pandemia, non ci fosse stata così comunque una penuria di pellicole, sicuramente non è detto che un film del genere potesse rientrare nella competizione principale, però Perché sarebbero state numerose le pellicole da presentare. numerose, ma un discorso diverso. Comunque c'è una maggiore offerta. Tu pensi addirittura che il film che più ha ottenuto candidature agli Oscar quest'anno, stiamo parlando di Mank di David Fincher, 10 candidature, ne ha portate a casa solamente due: miglior scenografia e miglior fotografia. Cioè raccontava il rapporto fra lo sceneggiatore di Quarto Potere e anche la Hollywood di quel tempo. Un film anche abbastanza particolare. A me, devo dire, non mi ha entusiasmato particolarmente. L'ho visto un po' troppo cupo, un po' troppo forse molto vecchio stile, però non lo so, lo dovrei rivedere per capire. Nomadland, la sensazione che mi ha lasciato, malinconia, profonda malinconia. Se tu vedi l'immagine, no? Questo cielo che abbraccia tutto, no? E la stessa Frances McDormand ha detto: vedetelo al cinema perché vi dà tutta un'altra sensazione. E tra l'altro, addirittura quando appena hanno riaperto i cinema, comunque ha raccolto più di 10.000 euro comunque in casa, forse nel primo giorno, se non sbaglio. Comunque gli italiani sono tornati al cinema. 10.000 euro? 10.000, 10.000. No, guarda, anzi, aspetta, aspetta, forse sto sbagliando la No, cifra, 10.000 perché euro mi sembra pochino, eh. mi sembra un po'. Sì, no, forse ho confuso io la cifra. Ho letto che come riscontro ha avuto un buon successo, devo dire. Mo' non voglio lanciarmi Dal cifre. botteghino, no, Perché vabbè, ma in magari effetti uno. quando l'ho detto mi è sembrato strano, poi ho Ma detto 10.000 euro, però può francamente. succedere. No, però tu considera questo, adesso comunque le sale hanno riaperto, Sì, col contingentate, 50% di divisione, se non sbaglio, no? Di anche se affluenza. bisogna vedere quanti esercenti lo rispetteranno questa cosa Vabbè, qui, il eh. rischio è che chiudano poi, perché ci saranno sicuramente i controlli, eh? Non si può scherzare. Cioè, Però io non credo, allora, se sarebbe superficiale, ti danno la possibilità di riaprire e tu poi fai, insomma, la... Non dipende da. Allora, l'esercente che cosa può fare come errore, dico io, può far entrare più gente al dovuto, ma la vera responsabilità è degli spettatori. Perché se una persona nel buio della sala si abbassa la mascherina e magari ha il virus come asintomatica, Bravo. allora ci può diventare un super diffusore, no? Eh sì, Come non in abbiamo questi mai. giorni noi stiamo sentendo comunque l'arrivo nel nostro paese della temibile variante indiana. Quindi. E bisogna anche fare attenzione, sinceramente, per chi comunque non lo volesse vedere, ha paura, comunque non lo volesse vedere nelle sale, il film è disponibile anche nella piattaforma Disney Plus, che è uscita il 29 Ma aprile. guarda, Quindi. Francesco, io sono sempre dell'idea che la gente ha ancora fin troppa paura da poter sbilanciarsi in serate, in cinema, in teatri. La gente ancora Beh, sono perfettamente d'accordo con te. no, 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 ma mica da biasimare, cioè, è proprio perché poi, ragazzi, è talmente trasparente subito questo virus che ci ha permesso di non fidarci neanche dei nostri parenti. Cioè. Diciamo che ha aumentato le differenze abissali. Cioè, quando mai tu hai avuto paura del tuo vicino? Del tuo No, ma quando vicino. mai hai avuto paura di respirare? Del tuo vicino non inteso come vicino di Certo. casa, parlo del tuo Sì, 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 vicino sì, sì, che sì. incontri per strada e magari vedi con una mascherina abbassata o semiabbassata sotto il naso e dici: ma questa persona effettivamente può essere positiva o no? Cioè, una diffidenza epocale che si è creata. Tra l'altro, se mi D'altronde, permetti. quando ci è stata comunicata a tutto il mondo la contrazione del virus, abbiamo sentito una cosa, si contrae per via aerea,
L'essere umano respira, quindi di conseguenza io ho pensato, dico, boh, goliardicamente con qualche amico ho detto o ci spuntano le branchie nel giro di una settimana o le ali perché sennò saremo destinati a contrarlo. E il discorso è che purtroppo va mantenuto un certo distanziamento, vanno mantenute determinate cautele e tutele personali più che sociali anche. E ricordiamoci sempre che tra i trattati in medicina dicono che quando un virus esplode e a sua volta si avvia una vaccinazione di massa, il virus per sopravvivere si trasforma e muta in diverse variabili. È Diverse varianti, come quella indiana che sappiamo come, adesso. ma come quella prima inglese, la brasiliana, Sì. cioè, insomma, alla fine muta perché proprio il virus ha voglia di continuare a vivere, tra virgolette. Esatto, come la protagonista del film, no? In certi momenti quindi si adatta anche un po' a tutto quello che accade. Devo dire, fra gli altri Oscar che sono stati azzeccati pure, sto parlando anche di un altro film, miglior film straniero, era già ascoltatissimo, un altro giro, il film danese di Thomas Vinterberg. Mi sa che siamo alle battute finali, se non erro. Sì, Siamo non manca quasi. molto, mi mancano 3-4 minuti, 3 minuti altri. Sì, quello che vuol dire è che questo film, un altro giro, tra l'altro, il giorno stesso che ha vinto l'Oscar, è uscito fuori che Leonardo DiCaprio, con la sua casa di produzione, ne ha acquistati i diritti e vorrebbe girare il remake statunitense, che tra l'altro, lui interpretare il protagonista che. Appunto, nell'originale interpretato da me, dall'attore danese Mads Mikkelsen. Allora, ti devo dire una cosa: questo film io spero di poterne parlare quanto prima. Tra l'altro, ho letto che uscirà nelle sale cinematografiche nel mese di maggio, quindi già una grande cosa. Quindi, è un film. Io devo dirti la verità: l'ho visto, sono riuscito a vederlo anche in lingua originale. Sono rimasto anche molto entusiasta per quello che tratta e spero di poterne parlare presto. Ecco. Quindi. Bene, e noi come sempre lo facciamo dal 2015 tramite le nostre pagine del titolo.it, del titolo TV. Visto che ci mancano giusto un paio di minuti, se hai altro. Ti Sì, segnalo una bravo. pellicola che è in uscita, dovrebbe essere uscita oggi su Amazon Prime, su Prime Video, che è un film diretto dall'italiano Stefano Sollima, che ha diretto Soldato, il sequel. Stavolta ha diretto un altro film d'azione statunitense. Il film si chiama Senza rimorso, è basato dai romanzi di Tom Clancy, sulla storia di John Clark, no? Beh, Prima Tom che il Clancy per chi conosce è Jack navigato. Ryan, il personaggio di Jack Ryan, no? Sì, Quello ma interpretato da Harrison Ford. Tom Clancy per chi Tom Clancy. comunque è navigato nell'ambito dei Dello videogiochi. spionaggio. Sì, ma dei videogiochi anche soprattutto si ricorda diversi Splinter Cell. giochi. Sì, si ricorda diversi giochini. Sì, no, il film si chiama Senza rimorso, della storia di un altro agente della CIA che si trova nel John delle forze speciali, John Kelly, che poi diventa il nome in codice John Clark, interpretato da Michael B. Jordan, l'attore che ha interpretato il figlio di Apollo Creed in Creed. Quindi però è sicuramente è un film da vedere perché ne sentivo parlare da un bel po' di anni sull'adattamento cinematografico. È arrivato anche questo nelle piattaforme. Sarà da vedere poi, credo. Bene, Quindi. noi aspettiamo francamente di vedere tante tante altre produzioni. La macchina sembra che si sia messa nuovamente in moto, Macchina qualcuno si è del mai grande fermato. schermo, sì, quella del Sì. Certo, piccolo schermo di piattaforma non si è mai fermata, anzi, ma contenuti infatti. sempre. Non ne abbiamo mai fine, ecco. No, saremo curiosi di vedere come lavoreranno in simbiosi ed in parallelo per vedere un attimino, secondo me sarà una buona occasione per non perdersi i film, praticamente, se me Ma lo di perdo vedere in sala, me lo vedo di là. sì, ma di vedere anche con un occhio diverso la rinascita del mondo cinematografico, perché dopo tanti mesi che sono state chiuse le sale, il fatto che siano state riaperte, seppur con le dovute cautele, ci fa sentire sempre un po' una fase di rinascita, ecco. Certo. Bene, e su questa fase di rinascita noi ci auguriamo il meglio per tutto il mondo cinematografico. Ringraziamo i nostri telespettatori del titolo.it, titolo TV, Rete 8 che ci stanno guardando. Ti ringrazio personalmente, Francesco, dandoti appuntamento alla prossima settimana con un nuovo approfondimento cinematografico. Grazie a te, Donate, un saluto ai nostri video ascoltatori. Alla prossima settimana.